Quello che voglio dire io è che i maghi, sul palco, non eseguono solamente semplici meri trucchi. La magia non è questo. La magia, ve lo dico io, è ore e ore e ore di pratica. La magia è storia. La magia ha una storia. E infatti stasera io sono qua e vi voglio raccontare una storia. Questa è la storia della famosa illusione della donna a zigzag. Immaginatevi questa scena. Palco vuoto. A un certo punto entra il mago. Cammina verso il centro del palco. Quando al centro saluta il pubblico, col massimo della sua classe ed eleganza. Dopodiché entra la cassa. Lentamente fino al centro del palco. Ecco. Il mago la guarda ora. Per mostrarlo al pubblico, dopo avergli girato intorno, fa dei gesti dietro, poi a destra e a sinistra. E poi di nuovo davanti, poi dietro, a destra e a sinistra. E poi, infine, davanti, dietro, a destra e a sinistra. Ecco, ora arriva la vera protagonista. Dalla parte, immaginate, destra del palco, entra una bellissima donna. Sì, non importa se bionda o mora, l'importante è che sia dotata di una bellezza disarmante. Cammina sicura, fiera di sé. Sembra non le importi niente del fatto che da lì a qualche istante il suo corpo sarà diviso in tre parti. Ora il mago, dopo aver eseguito 2 o 3 dei movimenti provati perfettamente durante le prove, guarda negli occhi la donna e la invita a entrare nella cassa. Ecco, la cassa si vede subito che è stata studiata perfettamente sulla dimensione e sulla silhouette di questa donna. E infatti lei, con tutta la sua infinita grazia, ci entra dentro. Qualche istante e poi il mago chiude le porte. Da questo istante in poi la donna non ha più via di scampo. Siamo arrivati al momento clou, immaginatevi sempre, so che è difficile, ma immaginate. Ora, una lama, anzi no, non una lama, 2 lame. 2 lame vere, solide, taglienti. Per far vedere che sono vere, reali, al pubblico, il mago le mostra, prende la lama 1 nella mano destra, la lama 2 nella mano sinistra e poi sbatte la lama 1 contro la lama 2. Poi, mantenendo sempre la lama 1 nella mano destra, la lama 2 nella mano sinistra, sbatte la lama 2 questa volta contro la lama 1. È giunto il momento di inserire la lama 1 nella fissura A. Sì, ma dal lato M. Successivamente si prende la lama 2 e la si inserisce nel lato B, ma avendo cura di tenerla saldamente per il punto G. Al mago ora non serve altro che appoggiare una mano sulla cassa e spingere verso destra. In questo modo il pubblico può vedere che quella donna, contro ogni legge della fisica, ora è divisa in 3 parti. Un applauso spontaneo del pubblico e poi... poi si ricompone il tutto. Tutti si chiedono, ma chissà come ha fatto. A questo punto il gran finale. Si prende la lama 2 dal punto G e la si estrae dalla fessura B e si lascia la lama nel punto E. Poi successivamente si prende la lama 1 dalla parte M della fessura A, la si estrae e la si posiziona. Si aprono gli sportelli. La donna esce, il mago, guardandola negli occhi, gli porge la mano e insieme qualche passo in avanti per prendersi il meritato applauso.